Come valuti la prova delle zebre, uscite vittoriose a Treviso a distanza di 6 mesi esatti dalla loro ultima gara giocata in Pro 14? Ma allora io diciamo direi come prima cosa, la cosa più importante è stata essere riusciti a rigiocare una partita ufficiale, appunto come hai detto tu, evidentemente dopo 6 mesi in cui abbiamo vissuto quelle che sono delle grandi difficoltà della vita, quindi insomma essere riusciti a mettere in atto una partita ufficiale. È la prima vittoria da parte di tutti quanti, quindi questo è il primo grande significato. Poi sicuramente lo score finale ci rende o rende le zebre ancora più contenti, insomma. È stata una partita magari non di grande intensità e di grande ritmo, però ha mostrato dei segnali importanti per quelle che sono state e che sono le cose in cui stiamo lavorando qui con la squadra, con il gruppo. E a livello disciplinare, com'è stato l'adattamento alle nuove direttive arbitrali sui punti d'incontro? Ma credo che forse Treviso abbia avuto più difficoltà in questo e io reputo gran parte del merito soprattutto alle zebre, quindi alla pressione che le zebre sono riuscite a fare nel gioco di Treviso. Per quello che riguarda noi, credo che solamente 2 o 3 calci siano venuti relativamente all'interpretazione delle nuove regole. Quindi tutto sommato, rispetto proprio alle nuove regole, non abbiamo avuto grossi problemi. Sicuramente abbiamo concesso 13 penalty, credo, Treviso 18, quindi comunque vogliamo ridurre drasticamente il numero di penalty che possiamo concedere in ogni partita. E su quali aspetti state lavorando in vista del derby di ritorno con il Benetton? Dicevi adesso essere più disciplinati e meno falli, e altri aspetti? Sì, diciamo allora in particolar modo sulla capacità di avere un equilibrio sul fronte difensivo per più lungo tempo, questo ci potrà permettere di imporre ancora maggiore pressione su quello che è il gioco avversario. Abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando su alcuni aspetti che hanno funzionato meno. E su quello che è il collegamento tra il gioco degli avanti e il gioco dei tre quarti, sia per quello che riguarda la parte offensiva che difensiva. Quindi vogliamo anche noi sicuramente fare un passo in avanti e alzare quelle che sono le nostre potenzialità, i nostri standard. E qual è invece il principale punto di forza dei Leoni? Quali saranno le maggiori difficoltà che potrete incontrare nel match? Beh, il primo punto di forza dei Leoni sarà sicuramente questo enorme desiderio di riscattarsi, quindi loro sanno bene che non sono riusciti a mettere in pratica quello che è il loro gioco, la loro filosofia, quindi verranno qui veramente agguerriti. D'altro canto hanno nella loro forza fisica, quindi nella loro fisicità, un gioco che può far male e nell'interpretazione di quelli che sono, il kicking game. Quindi, stiamo sicuramente anche aggiustando le nostre strategie per quello, ma ripeto, siamo focalizzati ancora su quelle che sono, le nostre capacità di imporre e di mettere in campo la nostra filosofia. Che zebre dobbiamo aspettarci domenica sul nuovo manto erboso dell'Anfranchi? Ah, il Manterboso è fantastico in questo momento, no? Sembra fatto apposta per quella che è invece la filosofia del gioco delle zebre. E quindi siamo tutti molto entusiasti, siamo molto curiosi. Rimane solo il fattore legato alle condizioni meteo e speriamo che possano essere anche loro favorevoli. Se fosse così, credo che sarà un'ottima opportunità per le zebre di cominciare a dipingere quella che è la sua filosofia. Tu Fabio ritrovi alle zebre tantissimi atleti cresciuti in Accademia e Nazionale Under 20 sotto la tua gestione tecnica. Quanto facilita il lavoro tuo e di tutto lo staff la possibilità di averli già allenati e di conoscerli sotto ogni punto di vista, sotto ogni profilo? Sicuramente può aiutare. Diciamo che questa è un'altra vittoria, no? Perché insomma, se pensiamo alla partita di venerdì scorso, in campo credo che c'erano da parte sia di Treviso che di Zebre, credo circa 15 ragazzi che
provenivano dal percorso di crescita del quale io e Moro abbiamo fatto parte e abbiamo condiviso momenti importanti. Ritrovarli qui alle Zebre sicuramente facilita quello che è le relazioni, facilita perché i ragazzi già conoscono alcune metodologie che abbiamo sviluppato in precedenza con loro, e quindi diciamo rende tutto più veloce o può rendere tutto più veloce. Logicamente sappiamo che deve essere tutto il gruppo che deve essere unificato e che deve capire un po' anche quelle che sono le nostre personalità. Quindi, però sicuramente è un qualcosa che aiuta molto. Nella campagna di rafforzamento estiva di quest'anno, il reparto dei tre quarti rispetto a quello degli avanti è quello che ha conosciuto più innesti, con l'arrivo del numero 9 Casilio, dell'ala D'Onofrio e delle due aperture Pescetto e Rizzi. Che valore possono dare a tutto il gruppo questi giovani e talentuosi tre quarti? Possono dare un valore estremamente importante. Hanno logicamente ognuno di loro con caratteristiche diverse, però hanno delle potenzialità adeguate al rugby internazionale. E, a parte per Tony Rizzi, che magari ha leggermente più esperienza con Treviso, ha avuto leggermente più esperienza con Treviso, gli altri direi che è il primo anno come banco di prova in cui mettersi in gioco. Insomma, adesso noi stiamo cercando il più possibile di mettergli nelle migliori condizioni per potersi esprimere e per poter far brillare quelle che sono le loro qualità in questo campionato importante come il Pro 14.